Alberto Battistella, voi siete nati nel 1953 e in questi decenni avete visto il mondo del living trasformarsi. Ecco, in che direzione si va adesso? Come sono cambiate le esigenze dei vostri clienti? Buongiorno Rossana, ecco di PNews. Intanto volevo dire che mi fa piacere accogliervi nel nostro nuovo showroom aperto da poco, che è il nostro diamante immerso nelle colline dell'UNESCO, dove ci presentiamo con i nostri tre pilastri, i nostri tre brand per i quali siamo conosciuti nel mercato. Devo dire che la casa, da quando siamo nati nel 53, io chiaramente ancora non c'ero, però è cambiata molto e sono cambiate molto le tendenze del design e del vivere quotidiano. E aziende come le nostre hanno dovuto adattarsi a questi cambiamenti per offrire un prodotto e un servizio sempre più dedicato e mirato al cliente. Guardando anche la documentazione, chiaramente i prodotti di un tempo erano molto più seriali e c'era una produzione sicuramente più sulla base dello stock. Nel corso degli anni la nostra forza è stata quella di personalizzare, andando sempre più verso la customizzazione e quindi una produzione anche più just in time, basata sui bisogni e le esigenze del cliente. Quindi noi riusciamo a dare un prodotto trasversale che si adatta sia come forma e come funzione proprio a tutte le esigenze del consumatore. Questo con una contaminazione importante tra quelli che sono anche i materiali diversi, misure, e quindi questo mix tra produzione anche industriale, però un servizio anche artigianale dedicato. Sì, dopo la pandemia sicuramente la velocità con la quale è cambiato il settore è stata veramente incredibile, perché la casa è diventata molto più dinamica, quindi non solo una casa statica, ma una casa che è diventata anche ambiente di lavoro, ambiente di ritrovo, e quindi le esigenze anche di quella che è la funzione e non solo l'estetica dei prodotti sono dovute essere al servizio del consumatore. Parliamo di export. Possiamo dire che in questi anni i mercati esteri abbiano davvero trainato la vostra crescita, soprattutto nel 2023? Ma allora, per noi è sempre stata importante la crescita tecnologica e gli investimenti industriali che, come dicevo prima, ci hanno permesso nel corso degli anni di adeguarci alle tendenze e alla personalizzazione del mercato. L'azienda vive di una grandissima forza industriale con investimenti in termini di macchinari e che ci danno sicuramente la forza della produzione e dei volumi, ma mixata con chiaramente un'attenzione e un know-how artigianale di primissimo livello, grazie al know-how anche intrinseco nelle nostre persone e nei nostri esperti del prodotto, e quindi mescolare questa grande innovazione industriale con artigianalità sicuramente è la nostra forza, confermata anche dal mantenimento di tutte le produzioni in Italia, nel nostro territorio, e il simbolo del Made in Italy è anche una forza per porci anche in mercati internazionali di primissimo livello. Ma sicuramente l'estero è molto importante, il tema dell'internazionalizzazione è la nostra vision futura, e l'azienda in questo momento, il mercato principale è quello italiano, però la nostra volontà è crescere all'estero, soprattutto con il marchio Nova Mobili, che è il brand che ha più appeal a livello internazionale. Per noi è importante porci all'estero con i nostri interlocutori, che sono i nostri partner, quindi i nostri rivenditori, con una riconoscibilità importante, e quindi riuscire proprio ad esprimere il gusto dei Made in Italy, il gusto italiano dei nostri brand all'estero con degli spazi dedicati. Beh, come dicevo prima, per noi il patrimonio umano è l'elemento fondamentale che ci ha permesso di crescere, e siamo molto attenti a valorizzare questo importante patrimonio anche con della formazione dedicata. L'azienda è cresciuta, ormai contiamo circa 700 dipendenti e quindi siamo una comunità sociale importante, e vogliamo che il benessere anche dei nostri dipendenti sia al primo posto.
Come competenze siamo alla continua ricerca, come ho detto prima diamo molto spazio alla formazione, ci saranno futuri progetti di sviluppo anche di academy e comunque anche di interazioni con l'università, perché per noi è fondamentale anche che giovani talenti siano attratti dalla nostra azienda per potersi esprimere al meglio su progetti dedicati. I valori che mi hanno trasmesso, purtroppo mio nonno non ho avuto la fortuna di conoscerlo perché ero molto piccolo, però sicuramente mio padre e in generale la mia famiglia mi ha dato dei valori che dove si riconoscono anche i dipendenti dell'azienda, e quindi questo è molto importante portarli avanti, perché un'azienda non deve essere vista solamente come prodotto, ma deve essere vista anche come etica, come serietà e come visione di tramandare questi valori. E quindi questo, e poi crederci sempre in quello che si fa e dare il massimo con entusiasmo.